Si è tenuta a Pesaro presso il Liceo Scientifico Marconi la prima edizione del Certamen Latinum Lidolino, una competizione di traduzione del latino riservata agli studenti iscritti al triennio dei licei classici e scientifici della nostra provincia, pensato in ricordo della farmacista Clementina Berdini, già studentessa del Liceo Marconi e prematuramente scomparsa. È terminata la prova di latino, com'è stata? Allora, benino, c'erano delle frasi che erano un po' difficili, però spero di averle fatte bene. A me pare sia andata bene. Poi Seneca è un autore particolare dove al di là della grammatica c'è anche un senso filosofico molto molto complicato da interpretare e rendere, però che Seneca ce la mandi buona. Per quanto riguarda gli studenti, invece, l'adesione com'è stata? Hanno partecipato i licei classici e scientifici della nostra provincia, in particolare la nostra scuola, il Liceo Scientifico Marconi, il Liceo Classico Mamiani di Pesaro, il Nolfi e il Raffaello, e il Liceo Scientifico di Sasso Corvaro e la nuova scuola di Pesaro. Questa iniziativa ha ottenuto il patrocinio dei comuni della provincia di Pesaro Urbino e della Regione Marche. È un evento questo che si svolge all'insegna della traduzione del latino, ma è anche un modo per ricordare una donna prematuramente scomparsa. L'impulso per il Certamen Latinum ci è derivato dalla famiglia Berdini, ci ha contattato l'avvocato di famiglia, un avvocato leccese, l'avvocato Angelo Piscopiello, il quale appunto ci ha proprio dichiarato tutto l'amore che questa donna, questa farmacista anche di grande spessore morale, la Clementina Berdini, aveva per il latino, nonostante appunto la sua formazione scientifica, appunto di farmacista, che aveva frequentato anche il nostro liceo. E quindi, essendo lei purtroppo precocemente scomparsa, la famiglia ha pensato proprio di onorarla doppiamente, quindi facendo quindi questo certamen nel quale gli studenti potessero cimentarsi nel latino e contemporaneamente quindi rivolgere un pensiero anche a lei. La premiazione si svolgerà sabato 18 di marzo qui nell'aula magna del nostro Liceo Scientifico Marconi, che ha ospitato tutta la manifestazione. Ci sarà un presidente di giuria importante di cui siamo molto orgogliose, Ivano Dionigi, emerito professore universitario e anche ex rettore dell'Università di Bologna. La prova in sé, come è stata strutturata, come è stata ideata? La prova si è svolta nell'arco di 3 ore, dalle 9 alle 12. I ragazzi, che erano circa 80, sono stati suddivisi in 4 aule e abbiamo proceduto rispettando tutte le regole dell'anonimato. E poi abbiamo proposto il testo della versione, che era di Seneca, una versione sul senso della vita. Come vi è venuto di partecipare ad un'iniziativa simile? Io in realtà ho partecipato sia perché diciamo sono materie in cui è una materia in cui riesco bene, ma anche perché è una cosa che proprio mi piace studiare, quindi in realtà è anche una cosa che ho fatto con piacere. Non è una cosa comune, anche perché nella mia scuola non è certo la materia di indirizzo, però è stata una bella esperienza, è stato bello vedere comunque, era la prima volta che traducevo un brano di Seneca, è stato bello vedere come questa lingua ci dia degli insegnamenti anche oggi.